grazie per averci onorato della vostra presenza oggi. E per l'Associazione Spediti Stranieri questo è un appuntamento che rappresenta un'occasione per rivederci tutti assieme, associati, referenti delle varie istituzioni che lavorano assieme alle nostre aziende, nel nostro sistema portuale, personalità politiche e ovviamente anche amici del mondo culturale cittadino e non a noi vicini. Oggi vi presentiamo il frutto del lavoro certosino ed appassionato del nostro ex segretario generale Amelio Zanzottera e del nostro collaboratore Elio Verazzi, che oggi avete la possibilità di conoscere e vedere in prima persona. Grazie dottore della puntuale e eccezionale rassegna stampa che tutti i santi giorni alle 8.30 molti di voi trovano nella propria casella di posta elettronica. E questo è un servizio che ci viene invidiato, e lo diciamo con orgoglio, da molte molte altre realtà, italiane e non. Non mi dilungherò troppo e quindi passerei subito la parola ai relatori e premetto solo una cosa: per noi questo volume è un segno concreto e tangibile dell'attaccamento dei nostri associati, delle aziende che lavorano e danno lavoro in porto. Un attaccamento al porto franco, ai lavoratori, e oltre a questo vuole essere uno strumento di lavoro dove reperire le fonti normative e anche un lascito culturale, perché il lavoro portuale è parte integrante della cultura della nostra città. Grazie.